Sarina, se ne fai pigliare le cipolle, cacciare le mani imbazzate, ca. Bastando questo con l'imbasto, è davvero scacciato qua per chi di cannocca. Sarina, pigliami pure le angiove. Iachino, e le capi, le isi le maniche, che sto bastando qua tutto paro. Iachino, ah, un esendo cesso chiuso, disgraziato, te la stai menando di sicuro. E menando, devi darsi scemo. Non solo, magari bestia. Sarida, Sarida, un altro mi sta colando. E vedi che c'è le mani tutte imbracchiate di farina, cara. Caso, vieni qua, forza, stuimi. Stuimi un altro che mi sta colando, che capare questa rifrittatura. E sta tutto che mi sta mangiando vivo. Ma Iachino, un ne, che è docesso? Che duri che lo chiamo. E non mi rispondo disgraziato. Non mi andate a cattare lo spezzo. Che ora che si conosce con la figlia della panettiera da fungiuta. Chi che sta invennando magari, chi che sta la mia. Non sarei con chi chiude. È bello che c'è il pane imbastato, sta levatando. Guarda che felice che faccio mi scacciare, ancora io devo buttare gli spezzi. A stavolta però ci ti ricordo io. Perché te l'hai scordato quando facciamo la pasta con la ricotta? Che mi ha mangiato la pasta con l'olio. E dopo un'ora buttava la ricotta e ci hanno beccato la faccia. Sempre piccirino io per dire. Chiedo già se la nina. E poi non te ne dai conto che l'occhio non ci te levo il pacchio alla papera. Scemunita. E cavo, io sempre questa manica. A poi per dire è sempre piccirino. Non te ne sei accorta che tutti i soldi che ci spila. Se non vanno giù una lato, si accatta Playboy, si accatta occhi vuoi. E l'altro giorno che voleva la bambola. Ma le bambole, che ne che si muglia? E iniziare a c'era tutti i pensieri che usare. Chiamalo Piccirino tu, chiamalo Piccirino. C'è in bere 48 e ti pare Piccirino. Chi è l'età che lui già si comincia a sciappare le bottiglie? A fontana, ma quale fontana? Scema! Nel senso metaforico, fisico, insomma, ci mangia e sta raspa. Avanti, ma come non capisci niente, va. Piuttosto l'hai rattato. Chi? Me l'hai rattato il formaggio che ci vuoi mettere qua? E va bene, mettilo qua allora, mettilo qua che mi manca. Sarida, hai pensato una cosa? Ci volessi chiamare cavaliere. Di sicuro è Natale, è impignato. E su bene? E su bene, lo mettiamo. Tanto è Natale, possiamo passare la serata insieme, no? Ma di sicuro dico che è impignato con tutti i sottrafici, i cose che fa. Io sono in mezzo scacciato che ci potevo morare. Ma poi chi siamo a chi so? Chi siamo pillere? Che più danno ti fai e più picchia ti vende? Cangia Sarida, cangia! Ora lo chiamo, aspetta. Il numero penso che sarà sempre Guido. Ah, c'è questo Guido che mi sta dando un fastidio. Mi ho cercato una resca di anciova e mi sta quasi cogliendo. Comunque, a Guido ci posso fare il telefono. Però faccio con il ritenno. 144 644 644 444. Pronto? Cavaliere Moschitta, come va? Io, il ragioniere la toga. Mi sente? Niente, per scherzare, così tanto per... Sì, no, mia moglie è bene. Iachino, è questo tempo che lo sta facendo il minatore, sa come si carusi? Mina voce, mina romane. E se sta facendo i carri, si allena comunque. Cavaliere, ma scusate lei un minutino, perché pare un che c'ho anche il suo cazzo sopra, siccome stavo facendo magari che pasta a forno. Lei un attimino per chi, sarà sta stellini, eh? Oh, io sogno, cosa ho passo, brigantone? Gironaccio, che ti sei andato in seconda parte.